Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Cinghiali sul tubo. Sono Vessor e quest'oggi volevo farvi conoscere Homeward Deserts of Karak. È un gioco di strategia in tempo reale. In poche parole, un Command & Conquer, uno StarCraft, gli assomiglia molto a questi titoli. Costa 45,99 € e lo si può trovare su Steam da pochi giorni. È sviluppato dalla Gearbox e dalla Blackbeard Interactive. E come avrete già notato o intuito dal nome, nel nome c'è scritto Homeward, perché questo è un prequel che si svolge prima del primo Homeward. La campagna, con la quale faccio vedere, io sono arrivato alla terza missione, che è quella che vi farò vedere tra poco, si svolge in 13, scusatemi, missioni e ci porterà piano piano a capire alcune parti della storia che erano rimaste abbastanza oscure. Per spiegarvi meglio e farvi vedere il gameplay, andiamo direttamente in gioco. Eccoci in missione. Per prima cosa, vediamo come si presenta il gioco. In alto a destra, sotto il mio faccione, abbiamo il riassunto delle risorse. In basso, sia a destra che a sinistra, le informazioni e le opzioni disponibili per ogni unità. Quindi cambiano in base all'unità, come un po' a tutti i giochi strategici. In alto a sinistra abbiamo gli obiettivi e il tasto per andare in menu. E al centro, in basso, abbiamo invece il sistema dei sensori e alcuni richiami veloci come la selezione rapida, visuale tattica, eccetera. E i gruppi delle varie unità se selezioniamo le unità in gruppo. Ora, questa che vi sto facendo vedere è la terza missione della campagna. La campagna è divisa in 13 missioni. E come dicevo prima, il gioco è un prequel, quindi piano piano scopriremo le varie storie, cosa si celava dietro la storia di Homeward 1. Allora, questo andiamo a vedere un'unità più nel dettaglio, le prime unità che abbiamo a disposizione. Questa è in assoluto la più importante. È il nostro trasporto. Sarebbe quello che era in Command & Conquer la base, quello che insomma, negli strategici è l'home base. In questo caso è mobile, come vedete si muove e abbiamo in alto, quando lo selezioniamo, le ricerche. In questo caso, per esempio, potremmo potenziare il motore dei Val, eccoli qua, sono il veicolo di attacco leggero, appunto Val. Quindi intanto vediamo, abbiamo 500 risorse, in questo, ne chiede, ne chiede, scusate, abbiamo 1600 risorse e ne chiede 500. Andiamo quindi a selezionare questo qui per farvi vedere come funziona la ricerca ed è molto semplice. In questo caso stiamo aumentando la velocità del VAL del 25% e come si conclude il timer che varierà da ricerca a ricerca, avremo quindi l'upgrade richiesto. Ora in questo caso avremo riduce il tempo di ricarica della vita turbo del 50%, non ci interessa. Qua sotto abbiamo invece le costruzioni. Ora ne possiamo fare poco, potremmo fare il raccoglitore, che mi sembra sia qua, eccolo qua, il recuperatore. Fammelo spostare così. Eccolo qua, mettiamolo qua così si vedono meglio. Magari ecco, sono un po' troppo zoomato, ma serve per farvi vedere il grado di dettaglio dell'unità, dato che ovviamente si parla di un, chiamiamolo AAA, quindi la grafica è quella che è. Questa è un'unità speciale della campagna, è la macchina di Rachel. È un veicolo di supporto come lo è anche l'incrociatore di supporto, lo dice anche il nome stesso. Serve per riparare le unità. Ora, loro magari mandarli primi, non, prima, per primi non è il caso, mandiamo invece loro e esploriamo un pochino la mappa. Ora, vi voglio far vedere una cosa che adoro tantissimo. Vediamo se qui c'è la possibilità. Vediamo loro. Vediamo un po', se c'è, scusatemi, se c'è una duna, ecco, già qua si vede bene. Ora, vedete, questa duna ha un rilievo, penso che con lo spazio si dovrebbe già vedere un pochino meglio. Si nota poco, quindi mettiamoci qua. Ora, noi siamo, come vedete, ecco, in una posizione sopraelevata. Vedete, c'è il più intorno all'unità. Indica appunto. Cavolo, qui ho preso un po' troppo, spostiamoci. Indica che noi siamo in una posizione sopraelevata. Ciò ci porta ad essere molto più pericolosi delle unità che sono in posizione. Ora, in questo caso loro sono messi meglio, ovviamente mi stanno facendo del male, ma non mi interessa, tanto serve per farvi vedere come si svolge gran parte delle battaglie. Avviciniamoci a un'unità più leggere, dato che riesco ad evitare i loro colpi, essendo questi cannoni a retaglia pesanti, non avrei dovuto avvicinarmi con i mezzi pesanti. Direi
Distruggiamoli. Ok. Avviciniamoci con i nostri mezzi rimasti indietro. Bene, materie prime, così vi faccio vedere anche come funziona la raccolta. Abbastanza elementare, chi ha giocato anche a StarCraft sa perfettamente come funziona la raccolta. Il gioco non offre né più nemmeno quello che offrono gli altri giochi di strategia in tempo reale. Allora, andiamo intanto con l'unità e basta. Se si fermano, riesco a selezionare. Ok. Vediamo dove hanno trovato delle risorse. Qui non vedo risorse, la mappa è molto piccola. Ah, eccole qua. Qui ci sono le risorse. Ok. Allora, spostiamoci qua su. E mettiamoci qua. Andiamo a selezionare loro che andranno a riparare le nostre unità. Ecco i nostri raccoglitori che intanto possono iniziare l'opera come arriveranno qui. Allora, in questo caso abbiamo la fabbricazione dei veicoli d'assalto corazzati, i VAC, vedete? Non chiede niente di che per essere fatta, 500 risorse che abbiamo e quindi iniziamo, almeno così mentre il nostro trasporto si fa il suo bel viaggio, noi iniziamo a produrre i veicoli d'assalto corazzati. Che sono, in poche parole, l'avete già visti. Ah, scusate, ho attivato i sensori. Avviciniamoci così iniziano automaticamente a riparare. Mettiamolo qua a lui. Ecco fatto, vedete, stanno riparando. Sono questi qui, l'assalto corazzato, sono loro. Ok, arrivati intanto i recuperatori. Recuperatori, uno va a prendere questo. E uno quest'altro. E li porteranno al nostro trasporto mobile che piano pianino arriverà se non si blocca dappertutto. Su, dai che ce la puoi fare, non ti bloccare. Oh, qui abbiamo una ricarica abilità, riduce il tempo di ricarica abilità cortina fumogena. Allora, la cortina fumogena io non la uso per ora, almeno sia nella partita schermaglia che ho fatto per vedere unità superiori, per vedere cosa c'è oltre alle prime unità che si vedono in gioco. Aspettiamo che sono fermi, che riescono a scaricare. Ecco che arriva il nostro trasporto. È l'abilità loro. Ogni unità ha un'abilità speciale. In questo caso, ve la faccio vedere, c'è la cortina fumogena, che la tiriamo qui. Ed eccola fatta. Ci permette di attaccare in maniera invisibile se riusciamo a sopraffare qualche unità senza farci vedere. Loro invece hanno un boost della velocità del 60% attivata, vanno molto più velocemente, vedete? Comodi per l'esplorazione e per fughe velocissime. Toccate fuori. Qua abbiamo il menu delle costruzioni dei veicoli pesanti. Semplicemente cliccandoci mettiamo in coda una costruzione e come al solito aspettiamo il tempo e arriverà. Ora avanzeremo un pochino con le nostre unità. Lascerei qui l'incrociatore di supporto e avanzerei con quelle leggere. Vediamo un po' cosa trovo. Tanto, ecco qua, ovviamente siamo in una campagna, quindi ci sono scene del genere. Ok. Rachel, form up with an escort and search for the source of the collision signal. Proceed with caution. Push up to that point. Copy that intel. We'll prep our equipment as we go. Così intanto guardate anche che c'è da fare nella terza missione della campagna. Andiamo un po' fuori. Altre risorse che male non fanno. Per ora tutto tranquillo qui. Ah, riecco un altro taglio. Ve lo salto se posso. Allora, dobbiamo difenderci, difendere quel punto. Noi prendiamo tutti e ci spostiamo. Ci mettiamo qui. Almeno non abbiamo problemi. Qui avevamo delle nostre unità che avevamo mandato in una scoperta e le facciamo tornare indietro. Sierra, Charlie, 7208. Vediamo come procede.
Stand by. Ok. Allora, voi vedo che avete la vostra velocità di crociera che lascia a desiderare. Il trasporto va sempre a due. Muoviamolo qui. Ok, non si dovrebbe più bloccare. Ecco che arrivano i primi assaltatori. Rachel is taking fire. Respond. Difendiamolo. Dov'è il nostro? Invece i nostri cari recuperatori si mettono a riparare questo. Ah, una cosa che non vi ho detto del trasporto: come vedete qui ci sono quattro barre, indicano cosa vogliamo aumentare nell'energia. Faccio un esempio, mi sono spiegato magari non perfettamente, vediamo. Allora, in questo caso c'è rete di torrette. Voglio dare energia alla rete di torrette, ne abbiamo due. Ora, in questo caso, se qualcuno attaccherà il trasporto, saranno attive le torrette che spareranno due missili per turno. E via discorrendo, finché ovviamente non porto l'energia totale, o meglio, la temperatura totale del Calypso a risultati bassi. Vedete, ora sparano anche le torrette. Aumentiamo ancora più energia. Ah, sì, te la fa aumentare. Non me la fa aumentare, va bene. Tanto il Calypso si difende perfettamente. Scusate, lo chiamo Calypso. È il nome che ha nella campagna, altrimenti si chiama trasporto. Semplice. Allora, facciamo rientrare i mezzi di assalto leggero. Comunque, questo è come si svolge il gioco. In più, il Calypso, non so se qui me lo fa fare. No, ancora non me lo fa fare. Può chiamare anche un attacco aereo, che può aiutare in caso di necessità. Questo è il gioco, un classico real-time strategy, niente di così innovativo, ma che si lascia giocare più che bene. Se vi piace la storia che c'è dietro Homeworld, avete giocato ai giochi di Homeworld, vi piacerà sicuramente questo titolo che ne riprende in pieno le storie e vi illumina su quello che è successo prima, appunto, del primo Homeworld. Con questo io spero di esservi stato utile e ci vediamo al prossimo video nel canale. Ciao a tutti!